storica per tutta una comunità umana e per la città di Verona. E diamo fin dall'inizio la parola al sindaco di Verona, Flavio Tosi. Grazie. Buongiorno a tutti i cittadini veronesi, ovviamente un benvenuto particolare al papà di Nicola, a chi gli è stato vicino, ad Alessandra, alle persone state vicine, un benvenuto al presidente Fini, veramente un benvenuto di cuore da parte di tutta la città di Verona, un calorosissimo benvenuto ed abbraccio da parte della città di Verona, nonché a tutti gli altri esponenti del governo e anche delle varie istituzioni presenti e le autorità civili e militari qui convenute. Ha preso la parola prima Ciro Masco perché è stato lui il promotore fin dall'inizio di questa iniziativa, di questa doverosa iniziativa da parte dell'amministrazione della città. È stata poi portata avanti appunto da questa amministrazione, dall'assessore Polato, come condivisa da tutta la giunta e mi auguro veramente da tutta la città, perché c'è chi in questi giorni non ha capito e quindi magari ha cercato la polemica anche oggi e anche nei giorni scorsi. Qua non è una questione di idea politica di una parte o di un'altra, qui la dedica viene fatta alla persona, a chi ha fatto politica in un certo modo, che la politica quella con la P maiuscola, quella dove uno ha lo spirito di servizio, si batte, si dà da fare, dà la vita per la politica, perché come me e molti altri qui presenti Nicola l'hanno conosciuto, e quindi un esempio positivo, virtuoso dell'uomo politico che crede in un'idea, che si dà da fare per gli altri, che non fa nulla per se stesso, fino appunto veramente a sacrificarsi in tutto e per tutto per quello in cui crede. E quindi credo sia questo, ed è questo il significato che vuol dare il sindaco di Verona, l'amministrazione di Verona, la città di Verona, nel momento in cui ricorda doverosamente la grande figura di Nicola Pasetto. Grazie. La parola ora al presidente provinciale di Alleanza Nazionale, Massimo Giorgetti. Come presidente provinciale di Alleanza Nazionale voglio ringraziare il Consiglio Comunale di Verona che ha scelto di dedicare una via a Nicola. Lo ringrazio perché sicuramente l'omaggio a chi ha guidato, prima di tutto con l'esempio e col lavoro, la sua comunità politica, soprattutto in un delicato percorso evolutivo, davvero uomo del suo tempo, consapevole che le complessità e il dinamismo del mondo d'oggi comportano risposte coerenti. Per questo Nicola ha vissuto da protagonista, sia pure, come molti di noi, con laceranti sentimenti, il laboratorio di Fiuggi e la nascita di Enne, convinto che il partito non potesse essere più prigioniero della nostalgia. Per chi invece non si riconosce nei valori che Nicola ha saputo rappresentare e magari ne è stato avversario politico, vorrei dire che credo che ci sono motivi per accettare serenamente questo ricordo e che questi motivi siano altrettanto validi e numerosi. E se le sue idee possono non essere condivise, io credo che, come ha detto anche il sindaco, vanno riconosciuti soprattutto un modo alto di intendere la politica, missione e non mestiere, un'idealità, una purezza e un disinteresse che meritano di essere portati come esempio per tutti. Nicola, che è nato il 20 giugno del 61, a 14 anni si è iscritto al fronte della gioventù. Nel 79 è stato il più giovane consigliere comunale d'Italia, a 18 anni, eletto poi alla Camera, prima nel 92 come nel Movimento Sociale Italiano e poi riconfermato nel 94-96 in Alleanza Nazionale. Mi piace ricordare che non ha mai rinunciato alla sua professione di avvocato. Nicola, anche nei massimi ruoli da lui ricoperti, è sempre stato, prima di tutto, cittadino attentissimo alla sua Verona. Si è sempre speso con entusiasmo
a favore delle categorie produttive, del volontariato e soprattutto di chiunque ne avesse bisogno, indipendentemente dalle sue idee politiche. Sono passati 11 anni dalla sua morte e il dibattito, anche aperto da qualcuno sull'opportunità o meno di intitolare una via, testimonia, ed è una cosa a cui tengo particolarmente, che quanto sia ancora vivo il suo ricordo e quanto sia vivo il suo ricordo di uomo sicuramente scomodo ma mai banale. Credo che anche Nicola sia contento che qualcuno abbia avuto da dire qualcosa sull'intitolazione di questo Lungamis. A chi poi sostiene, come ha fatto qualcuno, che, come diceva Mazzini, sul piano della storia civile la toponomastica equivale alla beatificazione, voglio dire, come presidente di Alleanza Nazionale, che noi non intendiamo in nessun modo beatificare nessuno, né tantomeno un nostro simbolo. Oggi, grazie all'iniziativa del Consiglio Comunale di Verona, noi vogliamo consegnare quella che è stata fino a qualche giorno fa la storia di una parte sola di veronesi, vogliamo che diventi la storia, parte della storia di tutti i veronesi. Grazie al Consiglio Comunale di Verona, grazie a tutti voi, grazie per questo riconoscimento. Nicola non è più di Alleanza Nazionale, non è più solo il nostro simbolo, è quello di tutti i veronesi. Grazie.